Sì, grazie, grazie. Io sono Mauro Bosia, mi sono già presentato prima, sono consigliere comunale di Uniti Si Può, sono subentrato a Beppe Passarino, che forse conoscerete, quindi in realtà sono l'ultimo della ciurma, ma l'ASP, insomma, è stata la prima cosa che ho fatto ed è quella che con più costanza sto facendo. Ringrazio di nuovo Martarino che ci ha radunati qui in questo incontro molto interessante. Ecco, diciamo che forse un po' la difficoltà è anche con questo strumento online di mettere sul tavolo tutte le carte che ci sono. Io provo, fermo restando quello che ti ha detto Giovanni, provo a andare un po' in ordine rispetto alle cose che sono state dette. Allora, la prima considerazione da un punto di vista locale è che io penso che rispetto a Torino, in cui forse questa cosa non si sente, ma ecco, ASTI sta vivendo in tutti i campi un processo di perdita graduale di importanza rispetto ai centri più importanti. Generalmente questo succede proprio verso Torino, no? E questo è, diciamo, un po' anche uno dei punti di partenza del nostro programma, cioè la società dei servizi pubblici, e qui mi ricollego proprio a quello che ha appena detto Giovanni, dovrebbe essere un'occasione in cui ASTI pianifica i servizi per i suoi cittadini, i servizi per il suo territorio, e invece, come avete giustamente detto voi, è una società alla mercé ormai dei grandi gruppi che hanno del denaro. Ecco, sulle notizie, come diceva Sandro, credo che le notizie siano il problema principale della situazione attuale di ASP, cioè che di fatto nessuno sa fino all'ultimo quello che succede, nessuno sa le cose che sono successe finché non sono già ampiamente accadute. Noi di IREN, prima è stato citato il Consiglio Comunale Aperto. Ecco, prima di fare quel consiglio comunale aperto, quindi parliamo della fine del 2019, a qualcuno, e non a qualcuno che è all'opposizione, era già scappato di bocca il fatto che IREN sarebbe stata la soluzione ai problemi dell'azienda. Quindi, di nuovo, come diceva Giovanni, in realtà, secondo me sull'ingresso di questa società, in ASP, c'è stato piuttosto, insomma, piuttosto un piano trasversale, oserei dire. Ecco. Questo, tra l'altro, è stato favorito da dei patti parasociali scellerati che sono stati firmati dalla scorsa amministrazione di centrosinistra e che hanno di fatto dato un potere a questo amministratore delegato che io penso, insomma, non si fosse mai visto in azienda, ma che a parte questo ha fatto sì che questo amministratore delegato sia diventato di fatto, diciamo, quello che governava l'azienda ad Asti, e quindi con il comune sempre più in disparte. Le trattative poi sono state fatte, secondo me, tra questo amministratore delegato e la parte torinese. Ecco, rispetto invece anche appunto a quello che sempre ha detto prima Martarino, io però vi voglio far notare anche che noi in realtà in questi mesi, e a partire di nuovo da aprile, abbiamo ricominciato a fare un'attività di monitoraggio su ASP. Questa effettivamente non trova consenso negli organi di stampa, è molto difficile far pubblicare le cose. Alcuni comunicati che abbiamo fatto, tra l'altro, non sono proprio stati pubblicati, però ecco, io voglio dirvi che, per esempio, secondo me, per fare diciamo una descrizione completa, bisogna tenere in considerazione della delibera dell'ANAC. Delibera che è avvenuta perché negli anni addietro, adesso forse quelli di Torino non sapranno bene cosa è successo, ma sostanzialmente il comune aveva dato in gestione ad ASP un servizio di teleriscaldamento, è stato tirato in ballo l'ANAC adesso ha detto che quell'affidamento è illegittimo. Se non fosse che insieme a questo teleriscaldamento il comune aveva dato in gestione ad ASP, quindi in assegnazione diretta, anche l'illuminazione pubblica. ASP aveva costituito un'azienda ad hoc che si chiama AEC,
E questa azienda, che è costituita da ASP, IREN e ASTA, ha fatto un investimento di più o meno 4 milioni di euro. Ora, la delibera ANAC, dicendo che quell'affidamento non è diciamo legittimo, mette in discussione anche l'affidamento dell'illuminazione pubblica, e quindi di fatto potenzialmente c'è qualcuno che può reclamare indietro questi 4 milioni di investimento. Ecco che qui entra in gioco la nostra, di cui stiamo parlando stasera, perché nel momento in cui IREN ha acquistato le quote di Asta in ASP, in NOS, scusate, ha acquistato le quote di Asta anche in AEC. Quindi noi l'ultimo lavoro che ha avuto un po' che è girato un po' è stato quello in cui noi ci siamo chiesti come mai IREN ha acquistato le quote in un'azienda che di fatto non ha più ragione di esistere, perché questa AEC di fatto ha questo affidamento è secondo logica e secondo quanto detto dal sindaco, che ha detto che rispetterà il parere dell'ANAC. Quindi IREN sostanzialmente ha preso delle quote di un'azienda che non avrà più ragione di avere quel servizio, ma che probabilmente potrà rifarsi sul comune di Asti di un investimento che deve essere in qualche modo risarcito. Ecco, allora noi abbiamo sollevato questo problema che si va ad aggiungere ai tanti che avete già detto voi, che non sto a ripetere, cioè che visto che bisogna adesso rinnovare i patti parasociali di ASP, c'è il rischio che i due che vanno a trattare, che poi saranno il Comune e IREN, abbiano un'altra partita da giocare dall'altra parte, e che il Comune in quella partita debba dare dei soldi a chi tratta con lui nell'altro tavolo. Forse spero di esservi spiegato, insomma, è un po' complessa. Ecco, un'altra cosa che aggiungo, insomma, alla presentazione che ha fatto Sandro, che mi sembra importante, è la gestione di questa azienda, perché se è vero, come diceva Eleonora Artesio, che queste aziende nascono volendo dare il massimo servizio al pubblico, questo ovviamente tanti anni fa, ormai queste aziende sono veramente in mano a questi manager che attuano delle politiche che sono degne delle multinazionali più grandi. E tra l'altro mi piacerebbe, io sono sicuro che voi ci avete già pensato, ma mi piacerebbe sapere se qualcuno ha già riflettuto su cos'è IREN, perché IREN di fatto poi è una società fatta di enti pubblici, sostanzialmente partecipate da enti pubblici, che si comporta come un soggetto privato e ha anche una certa aggressività sul mercato, quindi è proprio il luogo in cui proliferano i manager, proliferano queste politiche. Però qui vengo all'ultimissimo lavoro che non abbiamo ancora fatto uscire per evidenti difficoltà a non rischiare da un punto di vista proprio legale. A giugno abbiamo fatto un accesso agli atti e abbiamo chiesto conto di diverse procedure. Ora, visto che tra l'altro siamo anche registrati, io non voglio volutamente entrare nello specifico, però emerge che questa società viene gestita senza un adeguato criterio di pubblicità, che invece da pubblicità nel senso più letterale che dovrebbe avere un'azienda di questo tipo, e ci riferiamo alle assunzioni, e ci riferiamo per esempio ai subappalti, che grazie a uno scelleratissimo patto, l'articolo 7.3 degli scorsi patti parasociali, potevano essere date a soci di NOS. E ci riferiamo alle scelte, insomma, di investimento, alle consulenze. Ecco, da questo punto di vista, mi dico ancora questa cosa, e mi riferisco anche al fatto che in questi anni abbiamo assistito a un graduale impoverimento
di tutte le figure dirigenziali interne all'azienda, di tutte le figure in grado di organizzare dei servizi, degli uffici tecnici, diciamo, per dirlo all'americano, un impoverimento del capitale umano che viene sempre più reperito solo attraverso le consulenze esterne. Quindi diciamo che il piatto è apparecchiato per fare con un'azienda del genere dei grandi utili e man mano smobilitarla. Questo, secondo il nostro punto di vista, è il disegno. E questo lo confermano anche i dividendi, perché, come giustamente diceva prima Sandro, si parla ormai di più di 1 milione di euro di dividendi all'anno che vengono, vabbè, i soci privati ovviamente se li intascano e lo stesso comune li impiega in altre voci. Quindi io penso, scusate insomma se ho fatto un riassunto, ma mi sembrava anche una certa, sono le 10:10, quindi poi se volete vi dico altre cose, ma io però per concludere ritengo, come dice Giovanni, che questa azienda è un'azienda che sicuramente non ha il problema che hanno altre aziende, cioè che è in passivo, che ha dei debiti, che ha dei costi, e ritengo che questa azienda debba tornare pubblica perché potrebbe davvero essere un motore di sviluppo per Asti e soprattutto un motore di nuova coesione per Asti e il suo territorio. Questo forse è un problema che i torinesi sentono meno, ma Asti ha sostanzialmente abbandonato il territorio circostante negli ultimi decenni, probabilmente convinta la classe dirigente che potesse fare da sola. In realtà poi i nodi vengono al pettine perché non c'è più capacità di fare rete sul territorio. E qui forse potrei dirvi solo che la zona sud fanno finta di essere Langhetti, ma il Monferrato va per i fatti suoi, la zona che va verso Torino si sta pian piano desertificando. Quindi veramente questa società dei servizi pubblici avrebbe le potenzialità per attuare uno sviluppo del territorio, ma secondo noi è imprescindibile prima di tutto che ASP abbia tutti i servizi e in secondo luogo che torni ad essere una società completamente a gestione del comune. Al massimo, su questo abbiamo già avviato, non abbiamo ancora una posizione, ma abbiamo già avviato diverse insomma riflessioni, al massimo si potrebbe insomma far entrare i comuni della provincia e quindi fare un ragionamento poi di quel genere. Scusate se ho fatto una descrizione, sono saltato un po' di palo in frasca, ma così riusciamo a parlare tutti.